Sportivi Marchigiani, buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con noi dilettanti. Siamo alla puntata numero 24 di questa serie, si avvicina la Pasqua, quindi poi settimana prossima ci fermeremo, ma comunque anche se non ci sono stati i campionati, a parte qualche recupero, anche questa settimana ne approfittiamo per parlare del calcio dilettantistico marchigiano. Naturalmente siamo sempre all'Hotel San Paolo, qui a Piana di Montegiorgio, che ci ospita gentilmente, ed insieme all'Hotel San Paolo voglio ringraziare, come faccio sempre, gli sponsor che avete modo di vedere alle nostre spalle e poi vedrete anche durante la trasmissione scorrere sullo schermo. Ricordo sempre che siamo visibili naturalmente sul nostro sito quellichè.net o attraverso il nostro sito oppure attraverso YouTube e poi anche in televisione sul canale 111 di TVRS Marche il mercoledì sera alle 22.30 e poi in replica il giovedì alle 13.30 e nel pomeriggio alle 18. Stasera avremo una puntata nella quale spazieremo nei vari campionati dilettantistici marchigiani, dalla prima alla seconda alla terza categoria, e quindi passo a presentare quelli che sono gli ospiti che ci sono venuti a trovare. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera Ivan Fortunato, uno dei soci fondatori del Lady Artis Cingulum, seconda categoria girone D. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Paolo Armini, allenatore del Piane di Falerone, seconda categoria girone G. Buonasera a tutti. Giuseppe Santori, direttore generale del Porto d'Ascoli, prima categoria, girone D. Buonasera a tutti. E Massimo Ferranti, allenatore del Fiuminata, prima categoria, girone C. Buonasera a tutti. Ok, iniziamo questa nostra, spero, piacevole chiacchierata. Il primo ospite qui vicino a me è Ivan Fortunato. Lo ringrazio per esserci tornato a trovare, perché era già stato ospite nostro L'anno scorso, nella scorsa edizione. Lui, come dicevo prima, è uno dei soci fondatori di questa società abbastanza giovane che è Lady Artis Cingulum, il nome dice tutto, insomma, di Cingoli, è una delle squadre, del qualche centinaio di squadre che ci stanno su Cingoli, no? Forse. Sì. La fondazione risale al 2006, l'anno della fondazione, io ero un socio fondatore insieme ad altri cinque e quest'anno, dopo 7 anni, non faccio parte del direttivo per impegni miei personali. Sei comunque vicino alla squadra in tutto e per tutto. Sì, insomma, sono sicuramente vicino alla squadra, sia al campo che a tutto quello che succede fuori. Come sta andando quest'anno questa di Artis Cingulum? La classifica recita 35 punti, 8° posto, quindi piantati a metà della graduatoria. È quello che vi aspettavate oppure miravate a qualcosa di più? Ma non nascondiamo che l'obiettivo della società a inizio anno era partecipare ai playoff. E questo lo è ancora, anche se abbiamo qualche punto da recuperare. Adesso non parliamo più della quinta, perché con la regola dei 10 punti tra la seconda e la quinta diventa difficile fare questi calcoli. Però possiamo ambire a puntare al 4° posto e ci sono 4 partite, dovremmo vincerne almeno le prime 2, che sono 2 scontri diretti, e poi vediamo a che punto sarà la classifica. Io prima accennavo al discorso scherzando delle 100 squadre di Cingoli, insomma 100 forse un po' tanto, però Cingoli, al di là della squadra, la cingolana, che è la squadra più famosa e che disputa il campionato di eccellenza, purtroppo penso ancora per poco, perché purtroppo è ultima in classifica e sembra ormai destinata alla retrocessione. Ci sono anche altre realtà sul territorio e quindi Cingoli, da un punto di vista calcistico, il calcio è molto sentito nel comune di Cingoli. Sì, a Cingoli sì, sicuramente. Io faccio un in bocca al lupo alla cingolana, anche perché l'ultima giornata ha vinto, quindi è un po' difficile, però le speranze sono ultime a morire. Poi sì, ci sono tante società a Cingoli, abbiamo in terza categoria Vittoria Strada, e anche Vittoria Strada sta facendo un buon campionato, è prima in classifica, quindi magari ci verrà a trovare il prossimo anno in seconda categoria, come sempre, è stato anche l'anno scorso. Sempre se ci ritrova, insomma, se non succede qualcosa di particolare. Vediamo, il campionato è ancora aperto, vediamo che succede. Va bene. Vicino a Ivan c'è Paolo Armini. Paolo è un amico, lo ringrazio per esserci venuto a trovare. Grazie a voi. Oltre che locale, ci conosciamo da tanto tempo. Lui è l'allenatore del Piane di Falerone, il Piane di Falerone che sta facendo un bellissimo campionato, sempre di seconda categoria, ma in questo caso parliamo del girone G, diciamo il girone che è difficile identificare, Fermano-San Benedettese, diciamo. È misto. Misto. Quest'anno è strano. Sì, effettivamente. Poi voi, da un punto di vista logistico, forse siete una delle squadre più penalizzate, perché da Piane di Falerone fare trasferte a San Benedetto, nella vallata tra Ascoli e San Benedetto, insomma, non è proprio vicinissimo. Sono quasi tutte da quelle parti, quindi mediamente una trasferta da un'ora di macchina, sicuramente abbondante.
Senti Paolo, tu nelle ultime stagioni hai vissuto e sei stato l'artefice, uno degli artefici della grande esplosione, diciamo così, del San Marco Servigliano, dalla seconda categoria fino alla promozione con te in panchina. Poi quest'anno hai accettato di così giocare in casa in qualche maniera, hai accettato la proposta di Andrea e degli altri ragazzi del piano di Falerone di fare qualcosa nel tuo paese, insomma vicino casa. Come ti stai trovando? Com'è stata questa esperienza? Da un punto di vista, diciamo così, di risultati mi pare più che sufficiente, ma per il resto ti vedo soddisfatto comunque. Ecco. No, per quello sì, io ne ho parlato anche con i ragazzi spesso perché anche loro chiedevano come mi trovassi nella società con i ragazzi. Devo dire la verità, io a Servigliano ho avuto tre anni e mezzo meravigliosi, stupendi, quindi... ringrazio sempre la società che mi ha dato l'opportunità di poter guidare la squadra, quindi però devo dire che qui a Piani è un ambiente particolare perché sono tutti amici, come rimborsi non se ne parla, non se ne vedono, quindi tre quarti dei giocatori non prende niente, quindi è un ambiente particolare. E devo dire che all'inizio ho un attimo ho dovuto calarmi nella situazione perché venivo da un ambiente totalmente diverso, certo. Da una società totalmente diversa, quindi con obiettivi soprattutto diversi e trovarmi lì ho dovuto adeguarmi abbastanza anche sul mio operato perché spesso quello che facevo nell'altra società e qui ho visto che non potevo farlo, quindi mi sono dovuto adeguare, però devo dire che sto lavorando tranquillo, senza problemi, i ragazzi mi seguono, sono più che soddisfatto. No, mi fa piacere anche perché, ripeto, il piano di Falerone ormai è una storia di diversi anni, però è pur sempre la seconda squadra di Falerone, perché prima c'è la Folgore che sta facendo molto bene, fra l'altro, nel campionato di promozione. Quindi magari potrebbe essere vista come qualcosa di secondo piano, ma così non è, perché nella città, nel paese, nella frazione, ma chiamarla frazione insomma, è riduttivo, di piano di Falerone, la squadra è sentita, insomma, voi avete la vostra importanza e ci avete anche un bel seguito, insomma, no? Sì, nelle partite abbiamo sempre, sì, anche fuori casa un gruppetto che ci segue, quindi anche dalla dirigenza della Folgore vengono spesso a vedere. Sì, perché al di là di quello che magari succede in altri paesi, tra di voi c'è una grande, grandissima collaborazione. Assolutamente, no? Assolutamente. E collaborazione, quindi parecchi dirigenti vengono a vedere partite nostre, come noi d'altronde insieme andate a tifare per la Folgore, andiamo la domenica a vedere le partite della Folgore. E questo è importante secondo me perché testimonia della collaborazione quando fra società è possibile instaurarla sullo stesso paese, perché ripeto non sempre ciò avviene, insomma paesi anche più piccoli o più grandi dove ci sono due o tre società poi dopo è difficile. Voi siete un esempio da questo punto di vista. Vicino a Paolo c'è Giuseppe Santori, lo ringrazio, ci siamo inseguiti un sacco di tempo per fissare una data, finalmente ci siamo riusciti e ti ringrazio veramente. No, grazie a voi. Direttore generale del Porto d'Ascoli, prima categoria girone D, ancora per poco Peppe, ma lo possiamo dire insomma perché sì, manca il conforto della matematica, insomma alla prossima gara forse se tutto va bene facciamo tutti gli scongiuri, ma insomma dalla prossima dovreste essere in promozione. Possiamo dire di sì, nel senso che comunque dopo tre anni di grosso sacrificio abbiamo raggiunto magari quell'obiettivo che ci eravamo prefissati di raggiungere nel ricostruire, come tu ben sai, sia la società, sia il settore giovanile, sia la prima squadra. Quindi sicuramente è motivo di orgoglio perché poi nel calcio, voi me lo insegnate, non è facile porsi l'obiettivo oggi e arrivare. Per questo posso dire grazie a tutti i componenti che da tre anni fanno parte o hanno fatto parte di questa società, perché ognuno di esso ha lasciato sicuramente un qualcosa affinché ho apportato un sassolino affinché l'obiettivo comunque si raggiungesse. Certo, qui abbiamo avuto diversi ospiti del campionato di prima categoria Girone D o comunque di società che in qualche maniera vi conoscono e devo dire che insomma il giudizio è unanime. Il Porto d'Ascoli è la squadra più forte del campionato e la classifica lo testimonia, insomma è inutile rivangare una cosa già risaputa, però la cosa che mi fa piacere sottolineare nei vostri confronti è che tutti hanno parlato in maniera entusiastica della vostra organizzazione,
del vostro modo di porvi con gli avversari, del vostro famoso, ormai perché è famoso, terzo tempo, e soprattutto di una struttura che sta diventando, Peppe, meravigliosa, insomma. E questo credo che ci terrei a sottolinearlo io, figurati. Penso, sì, forse questo è quello che ci inorgoglisce più di tutto, è inutile negarlo, perché poi nel calcio oggi il risultato c'è, domani magari non c'è. Noi abbiamo politicamente proprio fatto questa scelta di cercare di dare un input a questo calcio che per noi è stato sempre, ultimamente parlo, malato, forte di interessi, forte di poca relazione umana. Siamo partiti con questo progetto spingendo magari su delle novità che, non vi nego, all'inizio non erano facili da far digerire, no? Il famoso terzo tempo che oggi forse è un fiore all'occhiello. Mi ricordo che magari all'inizio far sedere a fianco la squadra che ipoteticamente aveva perso in campo non era facile. Oggi invece abbiamo, e per questo mi andava proprio di ringraziarlo in diretta, la società del Montottone, perché è stata da noi la settimana scorsa giocando in Coppa, è rimasta a cena e non ha perso occasione il giorno dopo di ringraziarci sia su delle testate. Sì, sia abbiamo visto le foto poi. Pertanto significa che probabilmente è un messaggio che passa, e a noi questo, tu lo sai, ci sei fa enormemente piacere, perché pensiamo che sia la direzione giusta del calcio di oggi, il calcio nuovo, di quello che può dare probabilmente oggi il calcio. Senz'altro, poi dopo in un secondo momento parleremo anche di qualche altra iniziativa che avete messo in cantiere e che vi rende onore, insomma. Vicino a Santori c'è Massimo Ferranti, allenatore del Fiuminata, quindi cominciamo in qualche maniera a giocare lo scontro, perché insomma queste due società si incontreranno per la finale di Coppa Marche, insomma, di prima categoria, quindi anticipiamo lo scontro in qualche maniera, ma è una battuta. Massimo, che lo ringrazio anche lui per esserci venuto a trovare. Grazie. L'allenatore del Fiuminata, prima categoria, girone C. Anche voi forse teoricamente c'è qualche speranziella di playoff, però forse a ben guardare è dura, mister? Insomma, ultimamente diciamo abbiamo avuto qualche passo falso che ha in parte compromesso, diciamo, il nostro cammino, che nel girone d'andata era stato sopra le righe sicuramente, perché comunque meritavamo di chiuderlo secondo me in testa, ma per un motivo, per qualche partita, per qualche errore fatto in determinate partite, poi ci ha precluso, ecco, di girare primi, e abbiamo girato secondi ad un punto. Poi abbiamo avuto un girone di ritorno dove sicuramente non è stato come il girone d'andata, e quindi diciamo che soprattutto nelle ultime 4-5 partite abbiamo un po' compromesso, diciamo, la distanza, anche perché comunque davanti viaggiano a una velocità incredibile. Sia Camerino che Chiesanova viaggiano, soprattutto nel girone di ritorno, non so se hanno fatto i 9 vittorie e 2 pareggi, quindi chiaramente per noi, che non siamo una squadra di quelle che magari, ecco, attrezzate per fare, secondo me, 4-5 vittorie di continuo, è dura, anche perché ormai, ecco, le partite sono 4 e quindi la distanza comincia a essere di 13 punti. Speriamo che insomma una tra noi e l'Elvia Regina possa lottare fino alla fine per tenere aperto il discorso dei 10 playoff. Senta mister, il Fiuminata ormai sono anni che è in lotta nelle prime posizioni, quest'anno, così una domanda sciocca forse, ma è il Fiuminata che ha fatto un passettino indietro, oppure sono arrivate delle realtà? Perché voi avete sempre lottato fino alla fine, io parlo voi come società, come sì, Fiuminata squadra di calcio, sempre fino alla fine, nelle prime posizioni. Quest'anno invece sono le altre che sono cresciute, o voi forse avete fatto un passettino indietro? Com'è? No, secondo me noi a livello di gioco, questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, abbiamo fatto sempre delle ottime partite, non c'è stata mai una partita dove possiamo dire che abbiamo preso più di quello che meritavamo. È chiaro che come è stata anche la caratteristica un po' degli anni, degli ultimi 2 anni a livello di prima categoria, purtroppo diciamo che l'inverno da noi si fa sentire un po' di certo, più. Le squadre dell'interno sono un po' più penalizzate. E purtroppo la testimonianza è quella che comunque sia lo scorso anno, sia l'anno prima, che era il primo anno di prima categoria, che si è, e nel girone di ritorno c'è stato sempre un leggero calo. Se poi a questo sommiamo il discorso che comunque quest'anno, secondo me, a livello di qualità, soprattutto il girone è salito C, il girone è cresciuto di molto, ma certo, a parte diciamo, ecco, le battistrada Camerino e Chiesanova, poi per il resto magari sarebbe stato un campionato più equilibrato, però loro poi
andando avanti non hanno più perso un colpo, e quindi chiaramente tu fai sempre un po' fatica, un po' a fatica, stare, certo, stare poi agganciata. Con questa regola tutto sommato anche giusta dei 10 punti, magari alcune squadre quando si vedono un po' tagliate fuori magari mollano un pochettino, anche da un punto di vista inconscio forse. Esatto, anche a livello di entusiasmo un po', certo. Tutto, quindi sommando tutto diciamo che comunque ecco cercheremo comunque sia di lottare fino alla fine, perché 4 partite sono sempre 12 punti, e poi tireremo le somme. Certamente. Tornerei con Ivan a parlare di questo campionato vostro, di questa seconda categoria Girone D. Qui c'è una squadra che spicca un po' su tutte, questo Vallesina City. È veramente la squadra più forte come testimonia la classifica, oppure magari è stata una serie di eventi? Tu che no, conosci bene il girone. Sicuramente Vallesina City è la squadra più forte, l'ha dimostrato sul campo e possiamo vedere i risultati e la classifica parla sicuramente. Vallesina si è rinforzata parecchio rispetto all'anno scorso con 3 o 4 giocatori che hanno fatto categorie superiori, uno in ogni reparto, in campo si vede quello che producono. C'è anche il Topa, che è il bomber del girone, sì, ex Apiro. Comunque il girone cioè, va bene, Vallesina che ormai si avvia a vincerlo. Poi abbiamo altre squadre che sono lì per lottare per i playoff. A me è piaciuta molto Fabiani Matelica, che è un po' più dietro in classifica, sì. Però esprime un buon calcio con è 3 punti sopra voi, insomma. Sì, un buon possesso e la prossima palla. Ci avrete l'opportunità, sì. Noi abbiamo la prossima partita proprio in casa contro il Fabiani Matelica e per noi quindi, è molto importante. Fermo restando il discorso di questi playoff, se si faranno, quantomeno se si faranno tutte e due le gare, voi ancora matematicamente, ma più che matematicamente, ci avete la possibilità di agganciare con dei buoni risultati ancora la zona playoff. Sì, anche perché dopo Fabiani Matelica avremo Monzano, che è seconda in classifica, quindi abbiamo subito due scontri diretti che ci potrebbero portare in alto. E poi vedremo, adesso noi abbiamo fatto un campionato, un girone andata abbastanza buono. Poi il girone di ritorno, e mi ricollego al collega Ferranti, che c'è stato a Cingoli, è a 631 metri sopra il livello del mare. Le nevicate sono state diffuse. Beh, ma prima quando ci siamo salutati mi pare che anche oggi, sì, no? Anche oggi a Cingoli c'era neve a ora di pranzo, quindi siamo quasi a Pasqua, ancora parliamo di neve. E oggi appunto è saltato un allenamento, quindi la squadra un po' nella preparazione atletica anche tecnico-tattica ne risente sicuramente. Abbiamo dovuto recuperare 2 partite non giocate per neve e questi... Sì, che poi giocare il mercoledì insomma dopo, sì, è dura, diventa difficile dal punto di vista logistico. E se vediamo i risultati, gennaio e febbraio sono i mesi in cui siamo andati peggio, quindi... È matematico, insomma è normale. Senti, anche valutando il discorso logistico, Cingoli, bellissima cittadina, il Balcone delle Marche, però un pochettino fuori dalle grandi vie di comunicazione. I giocatori, voi avete una rosa formata da tutti i ragazzi locali oppure riuscite ad avere qualcosa anche dall'esterno, da fuori? Sì, noi come da statuto abbiamo inserito che nella nostra squadra possono giocare solo giocatori Cingoli, residenti oppure nati a Cingoli. Ah, proprio come statuto? Da statuto. Ah, quindi proprio non si discute. In questi 7 anni abbiamo sempre tenuto fede a questa cosa e ad oggi abbiamo tesserato 94 cingolani nei vari campionati, dalla terza alla seconda in questi 7 anni, e tutti i ragazzi cingolani, come abbiamo detto, e quest'anno mi fa piacere dire che sono anche molto giovani rispetto agli anni passati. Abbiamo una media di 25 anni, quindi mi fa piacere. Un passo verso il futuro, potremmo dire, perché tanto continuando così la situazione, il futuro sarà sicuro questo e voi siete partiti per primi probabilmente da questo punto di vista. Paolo, torniamo a parlare delle piane di Falerone, di questa squadra che, come dicevamo prima, sta facendo molto bene. Come l'hai ritrovato questo? Tu era un po' di anni che non lo facevi questo campionato di seconda categoria. Come te lo sei ritrovato? Cosa hai notato rispetto a quello che facesti allora da dominatore, diciamo così, con Servigliano, con San Marco? Adesso che differenza hai trovato? Al di là della squadra, ma come girone parlo? Beh, come girone, come avevamo detto prima, è cambiato totalmente perché era, sì, più... da un punto di vista geografico è completamente diverso. Quindi anche a livello di squadre non posso neanche tanto fare dei confronti. Però anche in quegli anni lì, dove c'erano quelle 3-4 squadre che lottavano fino alla fine per
per qualcosa. Anche qui su questo, sul, questo girone ci sono sempre quelle due o tre squadre che spiccano, che insomma spiccano sempre su tutte, che giocano fino alla fine, e le altre, che le altre 4-5 che cercano di fare i playoff, e poi man mano la diciamo che questo è un campionato che ha visto tre grandi protagoniste. L'Altidona forse che era quella meno non accreditata, ma insomma sulla quale forse ci si contava di meno, la New Generation che è partita male però adesso sta dimostrando tutto il suo valore, e l'Agraria che poi vista la struttura di squadra sta facendo molto bene. Queste tre probabilmente si giocheranno fino alla fine, no, il campionato, credo. Sì. Io con le prime due un po' nettamente in vantaggio, io, ecco, secondo me giocano più le prime due, con una spanna in più la New Generation, secondo me, da quello che ho visto, perché è una squadra che ha un centrocampo, un attacco forse di qualche categoria due categorie più, superiori, ecco. Ricordiamo che l'attacco del New Generation grosso modo è quello del Mondottone dell'anno scorso in promozione. Sì. Un paio sono quelli, più sì, qualcos'altro. Più Paniconi. Più Paniconi, giocava in promozione, quindi non è che cambia appunto, poco. Dico. E Altidona che ha anche loro i suoi giocatori che giocavano anche in prima categoria, sì. Quindi è una squadra che noi abbiamo visto i risultati in casa, hanno vinto tutte le partite. È una squadra che ha fatto percorso netto, 13 partite in casa, 13 vittorie. 13 quindi vittorie, non quindi discute. Non puoi vincere una partita, due, tre, ma il caso no, non, no, non se le vinci più, tutte non è un caso. Il caso non c'è più. E invece l'Agraria, partita molto bene, che girone d'andata, l'Agraria stava prima in classifica. Man mano ha iniziato a scendere, soprattutto nel giro di ritorno, a perdere parecchi punti. Non so perché, sicuramente il portiere, la mancanza la di Castorani sicuramente beh, un pochino inciso, senza perché togliere nulla, no, a Baggio, a Baggio è arrivato perché è un portiere anche lui di buon livello, è un altro che in seconda categoria non c'entra niente, no, con la seconda categoria non c'entra niente. Quindi, assolutamente, se tu potessi adesso tornare indietro a giugno-luglio dell'anno scorso nella costruzione della squadra per lottare con queste qui, perché la differenza non è tantissima, potendo tornare indietro, facciamo marcia indietro, cosa rifaresti o cosa non faresti? Una punta. Sempre lì andiamo, eh. È difficile che venga qualcuno e che non cerchi una punta. Beh, una punta anche perché magari ne togliamo una alla New Generation, sarebbe facciamo, equilibriamo un po' il discorso, non tanto perché loro comunque se anche ne togliessi una hanno gli altri tre che sono sempre di due categorie, quindi noi con una punta in più potevamo avere qualche punto insomma in più in classifica, anche se stiamo facendo più che bene, secondo me. Abbiamo sbagliato specialmente l'ultima partita prima della sosta in casa, dove Valtesino abbiamo affrontato la partita male, e lì il discorso playoff si è reso più difficile, perché non tanto le altre due sopra, Monterubianese e la Palmense, quanto l'Agraria che è a distanza di 13 punti. Noi proviamo fino alla fine, nelle ultime quattro partite, a dare il massimo, a cercare di fare più punti. A fare i classici 12 punti, fare e poi dopo si farà il classici conto. 12 punti, solo che gioca sempre l'avversario, quindi certo, non è sulla carta è sulla semplice, carta, no? È semplice. Sperando che l'Agraria perda qualche punto e le altre due sopra noi, ci sono scontri che certo, scontri diretti. Quindi potrebbero, noi ci proviamo fino alla fine. Certamente, questo vi fa onore. Con Peppe torniamo a parlare un attimo, quello che merita, il Porto d'Ascoli. Allora, abbiamo affrontato prima velocemente il discorso del campionato, voi siete insomma la squadra più forte, la classifica ne testimonia, e poi chi vi ha visto giocare non può che essere di questo avviso. Però come dicevi prima tu, questo è un discorso che è partito da lontano, non è che voi quest'anno avete preso, voi è tre anni che state costruendo una squadra, quest'anno avete fatto dei ritocchi dove andavano fatti, come si dovrebbe fare le formazioni, chi è del settore, e state puntando, avete vinto, avete fatto benissimo, insomma.
Quindi credo che vada sottolineata, e chi non lo può fare se non tu che sei il direttore generale, l'organizzazione societaria che vi siete data, perché credo che sia fondamentale, perché al di là dei giocatori bravissimi, non ne parlano tutti, quindi non voglio tornare sull'argomento, però vorrei che tu ci illustrassi un po' come si sta organizzando questo Porto d'Ascoli, che io spesso in trasmissione e in discorsi cito come esempio, perché secondo me è un passo avanti, forse due, rispetto a tutti gli altri. Innanzitutto ti ringrazio, ma penso che non è che magari abbiamo fatto qualcosa di particolarissimo, probabilmente c'è stata, come dici tu, un'organizzazione del dettaglio, probabilmente, cioè partire dal basso, da quel settore giovanile che tante squadre, tante società hanno, affinché nella programmazione, aggiungendo magari uno, due, tre elementi magari forte anche di categoria, certo, stessa, hanno la possibilità di far crescere il giovane. Pertanto la nostra rosa, che è indiscussa, è forte, nessuno ha da che dire il contrario, però è composta da 12 magari giocatori, chiamiamoli di livello, con 10 ragazzi a fianco che salgono dal settore giovanile. Quindi puntare lì soprattutto con le figure che un settore giovanile richiede, quale quello di un preparatore atletico, quello di un dietologo, quello di un nutrizionista, quello di uno psicologo, di allenatori che annualmente svolgono lezioni sia impartite dalla federazione, dalla FIGC, sia da esterni che vengono a formare gli allenatori, perché pensiamo che così ci sia un futuro. Ad oggi, come dicevi tu, possiamo dire che siamo sulla strada giusta, poi tanti errori li commettiamo anche noi, dobbiamo tornare sui propri passi, però vediamo una luce sicuramente su questa strada che abbiamo intrapreso, e il difficile, io dico sempre, è rimanere e progredire, certo, perché una volta che si arriva non è poi così semplice. Però una volta che uno si è strutturato, e poi come siete capaci voi, insomma, credo che sia, non dico più facile, ma avete le basi per poter andare avanti. Io volevo sottolineare anche un altro discorso legato in parte anche al discorso del settore giovanile. Voi avete fatto anche un'operazione, e ci terrei a sottolinearla, ma vorrei che fossi tu a dirlo, insomma, una raccolta fondi con un gemellaggio, ma spiegaci tu, perché è una cosa che mi ha fatto particolarmente piacere. Poi chi viene a trovarvi vede anche le foto, le cose che ci sono lì sul campo. Sì, alcuni di noi sono stati 2 anni fa per svariati motivi in Madagascar, una terra che invito a visitare a tutti voi, nel senso, perché comunque è stupenda, può essere una meta sia turistica che non, e abbiamo incontrato quelle difficoltà che qui da noi, siamo onesti, seppur oggi abbiamo tantissime difficoltà, però ma ancora, non ancora le incontriamo, no, tanto che il proverbio malgascio del Madagascar è quello: ridi solo anche se hai un dente, nel senso che comunque questi bimbi che sorridono sempre. E con il nostro piccolo aiuto ci è venuto in mente, sotto il periodo di solito che combacia tra Natale e prima di Natale, di organizzare una cena a favore loro, perché poi ognuno di noi ogni anno si reca lì, e quest'anno abbiamo avuto anche la fortuna di, adesso dico una parola grande, aprire una scuola calcio, però donare a loro delle maglie, con cui comunque noi sappiamo che c'è lì una signora che si chiama Manina, tanto che la Manina del Madagascar per questo motivo prende il nome da lei, che riusciamo a far divertire magari con un piccolo gesto. I numeri sono stati, è vero, importanti, e neanche noi ce l'aspettavamo, perché l'anno scorso eravamo alla prima cena a 200 persone, abbiamo raccolto 3.200 euro. Quest'anno, momento più difficile, siamo riusciti ad arrivare a 400 persone e a 6.800, quindi a raddoppiare in un momento di crisi come questo, testimonia che, pertanto, testimonia probabilmente l'apprezzamento che, verso, sì, l'iniziativa, sì, e anzi di questo sinceramente ringrazio veramente tutti coloro che sono adoperati, perché io prima ho dimenticato, ma non lo vorrei fare, che la forza del Porto Ascoli secondo me è quella del tutto l'entourage che c'è comunque intorno, perché di solito questo Porto Ascoli ruota sempre intorno alla figura del presidente giovanile, scusatemi, del direttore generale, del direttore sportivo. Poi Porto Ascoli vanta 20 dirigenti, mi vengono in mente alcuni senza poi dimenticare nessuno, però il vicepresidente Aldo Mosca, che è una persona molto umile, che è una persona di una dedizione eccelsa, nel senso, è lì
qualsiasi cosa serve, dai due custodi che abbiamo, ha veramente tante persone che secondo me sono la fortuna del Porto Ascoli, perché è vero che nella vita ci serve magari colui che traina o coloro che trainano, ma se non ci sono poi loro che ti fanno riflettere, che ti danno assistenza, non è facile arrivare, e pertanto di questo veramente voglio ringraziare tutte quelle persone che di solito sono meno menzionate. Esatto, ma io infatti prima quando parlavo, siccome vi conosco, parlavo a ragion veduta, perché so qual è l'organizzazione, la dedizione delle persone che ruotano attorno alla squadra, ma è l'organizzazione, diciamo così, perché squadra è riduttivo, insomma, parlare di squadra, voi siete un'organizzazione molto più importante. Oh, Massimo, torniamo a parlare con te di questo Fiuminata e di questo campionato. Noi adesso mi ripeterò un pochettino, però ne abbiamo parlato in altre circostanze e tu prima l'hai accennato, insomma, che questo campionato quest'anno probabilmente ha avuto una salita verso l'alto da un punto di vista tecnico, e queste squadre lo testimoniano. Ritieni che sia stato un salto veramente grosso, oppure non lo so, perché negli anni scorsi il girone C, che era sempre stato considerato, come dico io, una mezza promozione, magari negli ultimi anni era sceso un po', perché? E poi quest'anno è risalito. Secondo te a cosa è dovuto? Ma secondo me è aumentato, diciamo, a parte il fatto che è aumentato sicuramente l'antagonismo, cioè anche tra Camerino Fiuminata, per dire, il discorso del derby, sì, Camerino Caldarola, esatto, insomma, via discorrendo, Caldarola, certo, che è cresciuta sicuramente, è tornata un po', diciamo, quasi ai livelli di qualche anno fa, l'eccellenza, certo. Sempre è retrocessa dalla promozione l'anno scorso, sono retrocesse Chiesanova, Pollenza, cioè sono tutte, è arrivato un Monte San Giusto, è molto, arrivato un molto Monte San Giusto che per trascorsi non lo scopriamo certo noi, quindi diciamo che il campionato si è arricchito di squadre che lo scorso anno non c'erano, e chiaramente sono realtà che comunque hanno fatto sempre promozione o prima categoria ad alti livelli, quindi sicuramente poi secondo me il discorso della prima categoria, che comunque non avendo gli under rispetto alla promozione all'eccellenza ci sono parecchi giocatori che ogni anno scendono sempre di più, quindi certo, sicuramente anche quello ha inciso. Poi chiaramente, ma basta considerare, ecco, un discorso, ad esempio la squadra del Santa Maria Apparente, faccio un esempio, certo, che è la stessa dello scorso anno, che ha sfiorato per un punto, non ha fatto i playoff, e che quest'anno con uno smerillo in più e mantenendo tutti gli effettivi lo scorso anno è arrivata a metà classifica, quindi è inutile rimarcare appunto che comunque il campionato è di un altro spessore rispetto all'anno scorso. La stessa Camerino, che il girone di ritorno l'anno scorso fece molto bene, ha preso quattro giocatori che con il Materica l'anno scorso hanno vinto il campionato di promozione. Certo, quindi sì, automaticamente il livello va ad alzarsi. Insomma, va ad alzarsi. La stessa Chiesanova è retrocessa, sì, lo scorso anno, ha mantenuto secondo me quei 3-4 che hanno quasi sempre giocato, e hanno preso 6 o 7 giocatori dalla promozione, certo, di Francesco, Paolucci, Badacchini, portiere Zallocco. Sì, non Cassoni, è gente sconosciuta, insomma, cioè, tutti i giocatori che navigati in promozione l'anno scorso, quindi è chiaro che poi le difficoltà aumentano un po' per tutti, diciamo. Quindi anche questo discorso, certo, incide, perché poi io in altre circostanze avevo sottolineato anche il discorso in parte della crisi, perché magari con la crisi che c'è, molti che prima magari si spostavano per rimborsi o cosa, adesso magari tentano di restare magari più vicino, esatto, a casa. E questa secondo me è la difficoltà che, diciamo, in un certo senso c'è a Fiuminata, perché esatto, comunque giocatori dell'entroterra maceratesi, diciamo dalla parte del circondario di Tolentino, io sono di Tolentino, non è facile portarli a giocare a Fiuminata. Chi quindi è fuori dalle grandi vie di comunicazione comunque un pochettino è penalizzato. Che poi sembra, ecco, dici lì per lì, vai a parlare con qualche giocatore che io conosco nel nostro, diciamo, circondario maceratese, così, e subito dici Fiuminata, pensa che magari pure siamo 7-8 km sopra Castelraimondo, non è? Ecco, è come se gli dici New York, io mi rendo conto, perché vivo in una realtà molto simile alla tua, quindi, quindi lo so come funziona questo discorso. E poi a questo va secondo me sommato il fatto che comunque a livello di settore giovanile non c'è il settore giovanile, che magari potrebbe essere soprattutto in questi momenti, in questi periodi, un grosso rifornimento, un grosso ricambio per cercare di sopperire appunto a questo discorso della distanza che non riesce a prendere giocatori, certo. Noi siamo abituati ad andare, ecco, a cercare di prendere giocatori dalle parti di Fabriano, che so
sono tutti ragazzi eccezionali, tutti ragazzi che hanno fatto settore giovanile, quindi seri, che hanno una buona base, campo, insomma. Però secondo me nel girone C di prima categoria, quando ne comincia ad avere 4-5 è sufficiente. Poi ci vogliono, secondo me, giocatori che la prima categoria girone C la sanno fare. Oh, torniamo per quest'ultimo giro con Ivan. Parlerei adesso della prossima di campionato. Prima abbiamo accennato velocemente, ci sarà uno scontro che possiamo definire diretto, perché con la squadra di Matelica, insomma, con Fabiani, sì. Matelica, se vincendo voi vi mettereste veramente in ottima, sì, posizione. Noi arriveremo lì in zona playoff. Questa sono rimaste 4 partite, questa sicuramente è quella cruciale, perché no, se non vincessimo contro Fabiani Matelica non potremmo sperare, certo, più di... noi possiamo, secondo me, io sono fiducioso perché abbiamo una squadra sulla carta molto forte, più forte rispetto a quella dell'anno scorso. Noi, come dicevamo anche l'anno scorso qui in trasmissione, ogni anno abbiamo aggiunto un tassello, qualcosina, abbiamo, sì, fatto meglio dell'anno precedente, e l'anno scorso siamo arrivati settimi in classifica, quest'anno almeno una quinta posizione, sì. Certo, poi playoff, per la legge dei grandi numeri, dici tu, insomma. E poi abbiamo tanti ragazzi, quest'anno abbiamo preso 7 ragazzi nuovi che sono tutti giovani e si sono in questo anno un po' amalgamati alle vecchie glorie che hanno trascorso con noi 7 anni e sono ancora in campo, e quindi speriamo bene per questo fine campionato. Certamente, in bocca al lupo intanto in anticipo per questo finale di campionato, che poi noi parliamo della prossima come se fosse domani, invece c'è un sacco di tempo, perché questa lunga sosta, insomma, andremo a giocare il primo weekend di aprile. Oh, Paolo, con te ti aspetta il derby, perché di derby si tratta, insomma, vista la vicinanza dei due paesi. Questa è la trasferta più breve, quindi è la più piacevole, a Santa Vittoria in Matenano, qui a 2 passi, quindi la trasferta più corta. Non ti sembra vero dopo? È vero. Sarà una partita difficile, perché Santa Vittoria viene da le ultime partite, una striscia positiva con le vittorie e un pareggio, mi sembra. Il recupero sabato scorso l'hanno vinto, sì. Quindi loro stanno facendo un bellissimo campionato, stanno facendo bene adesso. Noi abbiamo avuto una battuta d'arresto, ma da quello che vedo io e dagli allenamenti, gli ultimi fatti dopo la partita, sicuramente io vedo i ragazzi motivati. Una battuta d'arresto ci può stare in qualsiasi momento, e noi abbiamo fatto un grande girone di ritorno, perché l'andata abbiamo avuto qualche problema, ma nel girone di ritorno abbiamo camminato parecchio, quindi ai ragazzi non posso imputare niente, anzi devo solo ringraziarli per quello che stanno facendo, per le decisioni che mettono in campo, perché ripeto, giocatori che non prendono rimborsi e fanno 2, anche 3 allenamenti, perché io chiedo spesso di fare 3 allenamenti e loro non accettano, tranquillamente. Non accettano senza dire niente, quindi non posso dire niente, solo ringraziarli, e quello che dico sempre loro, specialmente adesso che ci giochiamo questa partita qui importantissima per noi, che le altre 3 che verranno dopo, di divertirsi e di cercare di arrivare a questa zona playoff, e se ci riusciamo a poterci entrare nei playoff, perché per loro, anche per me, ma soprattutto per loro, è una grande soddisfazione, perché penso che a questo punto se la meriti. Certo, poi per la società non ne parliamo. Soprattutto per il presidente, esatto, Andrea. Sarebbe una soddisfazione enorme, è no? Un amico, e per tutto il lavoro che fa per la divisione. L'impegno che ci mette meriterebbe altre categorie, è vero. Però lui ci mette edizione, grande impegno, quindi merita, secondo me merita. Certo, Peppe, con te la prossima, come dicevamo, potrebbe essere decisiva per questa vittoria. Te lo auguro, naturalmente, non me ne vogliano gli amici della JR West, ma insomma JR West ormai forse il suo campionato è bello e sistemato, insomma. E quindi innanzitutto in bocca al lupo, perché penso, grazie, che questo punto, grazie, sia di dovere. Porto d'Ascoli JRWS, dicevo che potrebbe essere determinante, insomma, no?
Sì, ci auguriamo tutti quanti di sì, anche se davanti comunque c'è un avversario che gode di tutta la mia stima, nel senso che comunque ha fatto il suo campionato più che dignitoso. Ha fatto un grande campionato secondo me, con un allenatore che è riuscito a dare un'impronta importante. Soprattutto penso che abbia veramente una grande facilità di lavorare con i giovani, perché non a caso noi all'andata abbiamo pareggiato, il Montetone ad Ascoli con la Juventina ha pareggiato, sì, penso una squadra che riesce sempre a darti del filo a torcere. A me piace particolarmente, lo dico perché è una squadra che gioca sempre a viso aperto. Sì, sì, ma Morganti è bravo, al di là esatto. Poi quest'anno, se leggiamo la rosa, voglio dire, non è che ci avesse a disposizione una squadra straordinaria, eppure esatto. Ha fatto pertanto sono certo che verrà fuori sicuramente una bellissima partita, e poi noi adesso siamo lì, quindi speriamo certo, a sto punto di festeggiare. Il mister non me ne voglia, però vicino a te c'è Massimo, e prima insomma abbiamo accennato, voi vi incontrerete adesso anche se siete su due gironi diversi, perché siete le due finaliste di Coppa, quindi magari puoi approfittare per chiedere qualcosa, svelare qualche arcano della squadra del Fiuminata, perché penso Fiuminata Porto d'Ascoli vi conosciate poco, obiettivamente non credo che ci sia stata Massimo occasione di vedervi, no? No, però qualche giocatore del Porto d'Ascoli lo conosco, sì. Quindi da un punto di lui è avvantaggiato, vedi? Lui sì, lì voi sì. Lo devo studiare bene. Allora. Voi giocatori del Fiuminata penso li conosciate meno. No, noi sinceramente li conosciamo poco. Poi comunque parto sempre dal presupposto che se una squadra è arrivata in finale è perché certo. Ha fatto un grande percorso. La finale è poi una partita a sé, partita secca. Sicuramente le prime telefonate che sono intercorse tra noi, tra le due società, sì. Il clima è molto distensivo e molto bello, tanto che non vedo l'ora proprio di arrivare a questo appuntamento, perché sarò sicuramente certo che sarà una giornata di festa e di sport, e abbiamo fatto in modo proprio che venisse poi prima proprio di un giorno festivo, in modo tale da certo. Potercelo godere. Quindi gli faccio Massimo, in bocca al lupo per questa partita. In bocca partita. Al lupo, regina. Grazie. Massimo, quindi approfittiamo anche per dire la data, ormai penso vi siate accordati, sì, no? Sì, ci siamo accordati per il 24 aprile. Quindi antecedente alla festa nazionale, esatto. Del 25 aprile, abbiamo... per cui è mezzo festivo, diciamo così. Esatto, anche perché appunto deve essere, diciamo, una festa, perché comunque non c'è... Diciamo sicuramente l'assillo del campionato, quindi a quel punto ormai il campionato è andato. Esatto, sì. Però per noi su una partita così unica cercheremo, io sono onesto, secondo me, anche vedendo il percorso del Porto d'Ascoli, voglio dire, ma anche per trascorsi di qualche giocatore, però diciamo che sulla doppia sfida già sarebbe stata un po' più problematica. Secondo me la partita alla fine, la partita unica, ce la giochiamo, nel senso che comunque ecco, speriamo di portargli almeno al terzo tempo quello in campo, quello... poi dopo vediamo insomma. Supplementare. Il campo di gioco è già stato stabilito oppure ancora aspettate un risposto definitivo? Vorremmo a metà strada, pensiamo Recanati, Civitanova, però dobbiamo ascoltare le società per la disponibilità. Certo, vedere la disponibilità. Ok signori, penso che siamo arrivati alla fine, è stata, come dico sempre, spero una piacevole chiacchierata, abbiamo spaziato nei campionati di prima e seconda categoria e abbiamo parlato anche della Coppa, perché fortunatamente abbiamo avuto due esponenti delle squadre che sono andate in finale della Coppa Marche di prima categoria. Ringrazio naturalmente gli sponsor che ci accompagnano per questo cammino di tutto il campionato fino alla fine del campionato. Ringrazio naturalmente chi ci ospita, cioè l'Hotel San Paolo qui a Piana di Montegiorgio, e ricordo sempre la nostra visibilità sul sito quelliche.net o attraverso il sito stesso, attraverso YouTube, e poi i passaggi televisivi sul canale 111 di TVRS Marche il mercoledì sera alle 22.30 e poi replica il giovedì alle 13.30 e alle 18. Prima di salutare ricordo quelli che sono stati gli ospiti: abbiamo avuto Ivan Fortunato, socio fondatore delle The Artis Cingulum, seconda categoria girone D. Grazie e complimenti a voi, buonasera a tutti. Paolo Armini, allenatore del Piana di Falerone, seconda categoria girone G. Grazie per l'invito, faccio gli auguri a tutti e un in bocca al lupo alla Mandola per il campionato di prima categoria, speriamo che riesca a salvarsi, e soprattutto un complimenti a Porto d'Ascoli che diciamo che sono arrivati, io metto così. Diciamo così, se no magari... Metto così e colgo l'occasione, visto che c'è il direttore generale, di portare i saluti a Stefano Filippini, il mister, che è un mio amico, e grande persona e soprattutto grande allenatore.
visto i risultati di numero uno sia Monticelli che quello che sta facendo e non è un caso, non è un caso, quindi complimenti ancora e in bocca al lupo al Fiuminata per il finale di campionato. Grazie. Giuseppe Santori, direttore generale del Porto d'Ascoli, prima categoria, girone D. Allora, arrivederci, buonasera, grazie a tutti, al mister, alla redazione che ci ha ospitato e spero che quanto prima ci rivediamo qui perché devo fare i miei complimenti, non c'ero mai venuto e Giuliano ti devo dare merito che è veramente una bella trasmissione. Grazie Peppe. E Massimo Ferranti, allenatore del Fiuminata, prima categoria, girone C. Grazie a tutti per l'invito, per me era la prima volta e spero che non sarà l'ultima perché ho trovato un ambiente familiare, quindi faccio i complimenti per la trasmissione e l'organizzazione e saluto e ringrazio la società di Fiuminata che mi ha dato l'opportunità di essere presente qui questa sera. E ringraziamo soprattutto il presidente. Il presidente Stella. È stato tanto disponibile, grazie. Grazie a tutti. Come dico sempre, se non vi abbiamo particolarmente annoiato, tra una settimana siamo qui, non tra una settimana, ma tra di più, perché la prossima settimana è Pasqua e approfitto dell'occasione per fare gli auguri a tutti. Ciao!